prendeva le ondate sulla fiancata, ondate alte decine di metri, sulla fiancata, ondate che andavano a coprire tutti i container che c'erano a bordo. E incagliata nell'isola, questa nave si inclinava sempre di più pericolosamente e rischiava di far cadere i container in acqua, tutto sotto le ondate, e la mia maschera era lì. Adesso, se io dovessi dirvi che in quel momento avevo chiaro dove erano le isole Azzorre, mentirei. Ma io non so quanti qui stasera sono pronti a dirmi dove sono le isole Azzorre, sicuramente voi lo sapete, ma io in quel momento non me lo ricordavo. Sono dovuto andare a guardare la mappa. In mezzo a questa enorme macchia blu che c'è tra l'Europa e l'Asia, a prima vista non c'è niente. Poi uno ingrandisce, poi si può ingrandire oggi con il computer e con le cose, ingrandisce, e a metà, proprio a metà, improvvisamente appaiono pochi granelli di sabbia, dei puntini bianchi al centro dell'oceano, un affargato ancora le isole Azzorre. Sono una decina di isolette vulcaniche. Accanto si vedevano dei rottami e c'era una sedia che era la sedia del suggeritore. E più in là c'era un'altra foto con un container blu completamente aperto e sfasciato come una scatola di sardine, aperto e nient'altro. Insomma, era successo quello che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. Tutto era stato sbattuto nell'acqua, il container si era sfasciato e tutto lo spettacolo era andato perduto nell'oceano, completamente. Solo qualcosa si era ritrovata sulla spiaggia, si vedevano sulla spiaggia stracci di costumi, pezzi di capitelli del Settecento, qualche cappello, con due corpi seminudi che si cominciavano a muovere, prendevano dalla sabbia i vestiti, cominciavano a rivestirsi e mentre si rivestivano cominciavano a parlare, noi capivamo allora che questi due personaggi erano Arlecchino e il suo padrone. L'isola degli schiavi cominciava con il naufragio di Arlecchino su un'isola deserta, cioè Strehler, casualmente forse, è come se avesse visto 10 anni prima la stessa scena che poi è accaduta davvero nella realtà, non nella finzione. Lui l'aveva già messa in scena, quella scena lì, identica, è una cosa che ha raccontato a far venire i brividi. Però è accaduto, era così, al di là di questa coincidenza restava il disastro di aver perduto tutto. Ricevo una telefonata di Alessandra Vinatti, la organizzatrice del piccolo teatro, io ero in Sicilia e anche lei era in vacanza ancora, mi chiama e mi dice: Giorgio, ti devo dire una cosa, ma siediti. Oddio, cosa succede? No, siediti, devi stare seduto. Sei seduto, ti devo dire una cosa, ma stai fermo, è seduto. Sì, dimmi Alessandra cosa succede. Pausa e sento dall'altra parte del telefono un urlo: hanno trovato la tua maschera! Così l'hanno trovata nelle Azzorre! Dico, come? La mia maschera nelle Azzorre? Sì, è una maschera che l'hanno trovata! Dimmi, una maschera col nasone lungo! Sì, è una maschera col nasone lungo! E c'ha le sopracciglia rosse che vanno giù! No, non sono rosse, sono grigie, vanno in su! No, ma questa ce n'è rosse! Ma non è possibile! Insomma, ti mando una foto, dammi la mail! Io do la mail, nel 2006 io in Sicilia avevo ancora la connessione analogica, la foto ci impiegava un quarto d'ora per aprirsi. Quando mi arriva la fotografia, piano piano sul computer mi appare la foto della mia maschera, completamente diversa da come l'avevo lasciata io, ma bellissima perché era tutta incrostata di salsedine, di ocra, di giallo, con le sopracciglia tutte calate giù, quelle di pantalone, e rosse perché erano state tinte dalla tintura del panno che le avvolgeva, e quindi erano queste sopracciglia rosse che piangevano in giù, sembrava che la maschera piangesse. Bellissima! Che la sorella gemella della maschera, che è stata in fondo all'oceano, che è ritornata a casa dove è nata, ad Adano Terme, e adesso si trova ancora in una teca del Museo Sartori di Adano Terme. Andate a vederla, perciò. È un museo bellissimo, dove ci sono dei pezzi
bellissimi, rari, anche pezzi antichissimi, e in mezzo c'è anche la maschera che è stata lì, ha fatto tutto il giro del mondo, la tournée, è andata in fondo all'oceano, è tornata a casa lì dove è nata, ancora in una teca, ancora di fronte a un pubblico, a testimoniare quello che ci insegnava il nostro maestro, a cui tutto ciò è dedicato. In una battuta di Arlecchino ci aveva tenuto a far dire a Pantalone alcune parole che si sono rivelate significative. Pantalone faceva due passi e diceva: il teatro continua sempre.